Allora, zuppa di cipolle, io ho fatto, se non mi sbaglio, mezzo chilo di cipolle, ma voi potete farne anche 1 chilo. Le dovete tagliare sottili, insomma abbastanza, poi mettere sull'acqua per il brodo. Io ho aggiunto il mio dado che ho fatto in casa. Intanto che il brodo si fa, noi cuociamo le cipolle a basso fuoco e le giriamo ogni tanto. Poi pesiamo l'olio, più o meno un 10-15 grammi, dipende anche dalla quantità delle cipolle, se sono di più anche 20 grammi. Lo inseriamo e poi giriamo le cipolle. Questo sarà l'unico liquido che aiuterà a cuocere le cipolle, perché poi da sole tireranno fuori l'acqua. Mi raccomando, non li dobbiamo bruciare, quindi a fuoco basso e le giriamo spesso finché non diventano trasparenti. Qui intanto faccio sciogliere il dado nell'acqua, ne aspettiamo che sia bollente. Giro le cipolle, ma come vedete le cipolle sono diventate, diciamo, trasparenti e quindi sono pronte. Adesso prendiamo il nostro mescolo e versiamo il brodo. Allora, il brodo io ho fatto 1 litro per appunto mezzo chilo di cipolle e viene per 2 persone, insomma, è una zuppa per 2 persone. Io il liquido lo userò tutto, anche se al momento sembrerà troppo, ma poi si asciugherà. Il primo giro lo cuocio per mezz'ora, sempre a fuoco molto basso. Mi piace usare questa pentola di terracotta perché dà al cibo un sapore più buono e anche in casa lascia un odore diverso, buonissimo. Nel frattempo prendo la farina, io avevo questa qui, la Manitoba, ma va bene anche la 00, metto 2 cucchiai nel brodo che mi è rimasto. Poi prendo una frusta e giriamo per bene la farina nell'acqua perché non dobbiamo fare grumi, quindi va sciolta benissimo. A questo punto versiamo tutto il brodo rimanente, quindi quello che abbiamo, dove abbiamo sciolto la farina. Vedete che viene bella brodosa, però dobbiamo contare che poi sotto vanno messi i crostini di pane, per cui si asciugherà tantissimo e la zuppa deve riposare un po', per cui la farina che abbiamo messo all'interno renderà più soda. Nel frattempo che aspettiamo che la zuppa finisca di cuocere, tagliamo il formaggio per appunto mettere sulla zuppa. Io sto tagliando la provola dolce. Ci andrebbe il formaggio con i buchi, però non ce l'ho e quindi userò la provola. È un formaggio che quando si scioglie rimane un po' spesso, per cui non mi piace tantissimo, sarebbe più adatto l'edamar. Allora prendo i crostini, uso queste gallette qua, mi sembra che sono di farro, perché non ho pane, sono rimasta senza pane. In realtà ne avevo uno, ma aveva la muffa e per cui l'ho buttato e quindi farò il fondo così. Ma voi se avete il pane lo tostate, lo tagliate a fette, lo tostate e lo mettete appunto al di sotto come base per la zuppa. Allora, gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, ho fatto andare la zuppa con il fuoco più alto in modo da farla asciugare un po' più in fretta. Quindi ci avrò messo un'ora e qualcosa per completare la zuppa. Poi l'ho lasciata riposare un attimo e adesso l'ho adagiata appunto in questa ciotola di terracotta con sotto i crostini, metto la zuppa, ci appoggio su tutto il formaggio perché la voglio bella golosona e poi la metterò nel forno a 250 gradi per qualche minuto, diciamo 10-15 minuti. Io mi sono regolata quando l'ho vista bella dorata, come vedete qui. Vedete, il formaggio rimane un pochino rigido, però è buonissima, è veramente buona. Provatela e fatemi sapere. Scrivetemi un commento e ci vediamo domani!